Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che sarà sulla recensione della telecamera, della IP camera, della Edimax. Allora, innanzitutto andiamo a collegarci alla nostra telecamera, quindi 192.168.1.16. Qui ci chiederà ovviamente il collegamento con una schermata di log. Per entrare, la password e il nome utente in generale di default sono admin e password password praticamente. Anzi, scusate, admin 1234. Praticamente questa è la password. Ok, adesso stiamo prendendo un esempio. In questo caso ci abbiamo una persona fuori che, come vedete, sta facendo andare il suo bambino sulla giostra. Ho sfocato un po' l'immagine in modo che non si riconosca. Allora, innanzitutto partiamo dalla prima schermata. La prima schermata cosa abbiamo? Partiamo dalla risoluzione. Possiamo impostare tre tipi di risoluzioni. Come ho detto nella scorsa puntata, sono tre risoluzioni: 640x480, 320x240, 176x144. Io vi consiglio 640x480 anche perché è la più, come dire, la più grande e si vede meglio. Poi possiamo impostare l'immagine a qualità, quindi in questo caso, se non avete una connessione molto veloce, vi consiglio di impostare LoW, oppure in caso che ce l'avete ad alta velocità come la mia, in Ingest, qualcosa del genere. Poi possiamo impostare gli FPS che possono variare da 1 a 30, la frequenza di immagine, quindi ad esempio se è un posto scuro 60, se è un posto meno scuro con delle finestre 50, oppure fuori casa outdoor si imposta praticamente questo qui, che è praticamente imposta in questo modo l'immagine. Qui possiamo controllare addirittura tutto in automatico, possiamo impostare il contrasto, la luminosità, la saturazione e molto altro. Poi facciamo applica e come vedete verrà aggiornata la pagina con la nostra telecamera, praticamente saremo pronti subito ad utilizzarla. Andiamo in LAN. LAN cosa abbiamo? In LAN troviamo praticamente l'IP address. Praticamente come nella scorsa settimana possiamo impostare una rete LAN che permetta di mostrare, come vedete, di impostare o l'IP automatico oppure l'IP manuale, quindi impostarlo manualmente in modo che non cambi quando si riavvia il nostro file, la nostra telecamera. Poi POP praticamente sono le impostazioni del router, queste non sono modestamente da impostare. Insieme a questo, almeno che avete un IP fisso, dovete inserire qui hostname, username e password. Poi vabbè, log me free, non ho mai capito cos'è, che serve. Poi email e FTP, qua possiamo impostare o l'FTP, come vedete, oppure possiamo impostare l'email. Quindi in questo caso possiamo impostare l'email dove inviare le immagini del motion detection. Qua possiamo impostare il motion detection, possiamo impostare l'intervallo in cui può scattare una foto e poi deve mettere in pausa, oppure train sold, quante foto deve scattare, send snapshot via email. Possiamo inviare ad esempio l'email con può inviare l'immagine, oppure inviare solo un'email con scritto attenzione è stato rilevato, bla bla bla. Poi possiamo anche mandare lo snapshot via FTP, quindi attraverso il nostro sito web. Possiamo andare in schedule praticamente permette di caricare le immagini sull'FTP ogni quanto volete. Ad esempio upload un'immagine nel server FTP ogni un secondo, oppure upload un'immagine ogni 5 frame per second, praticamente ogni secondo manda 5 immagini al server. Poi enable email schedule, praticamente possiamo inviare delle email con su gli intervalli, se sono state rilevate praticamente i dati che vi permettono poi di risalire alle immagini. System possiamo dare il nome alla telecamera, la password, possiamo sincronizzare il tempo e quindi applicarlo senza problemi e velocemente, come vedete infatti è molto semplice. Upgrade firmware, possiamo pregare, non so come si dice, cioè più che altro aggiornare il firmware della telecamera, resettare alle condizioni di fabbrica la telecamera, riavviare il device, quindi riavviare la telecamera, oppure spegnere il LED blu e quello verde, che poi si spegne solo quello verde della telecamera. Poi
siamo andati in sta adesso dobbiamo andare in status qua vengono scritti praticamente tutti i file audio video per configurare la telecamera su altri programmi come ad esempio D-View per vedere più telecamere messe insieme, poi possiamo anche addirittura vedere il nostro router qual è, oppure l'IP address della telecamera o molto altro. Poi user possiamo impostare fino a 4 persone questa telecamera. Log possiamo impostare i log praticamente come vedete trasferito che trasferisce praticamente le immagini al FTP. Quindi questa è l'ultima alle 11:40 è stata caricata un'immagine. Quindi per farvi capire, ogni volta che refresciamo, come vedete, alle 11:41 in questo caso sull'FTP è stato trasferito un altro file immagine. Bene ragazzi, questo era praticamente la recensione completa della internet camera della Edimax. Spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao ciao!